uno dei peggiori degli ultimi tempi, perché di raid notturni nel mercato di Via Fapanni a Mestre ce ne sono di continuo e i commercianti non ce la fanno più, sono a dir poco esasperati. Hanno aperto il rotolante di là, hanno segato il rotolante, hanno levato, perché se è corrente di là, sono rientrati, hanno portato via tutto, prosciutti cotti, prosciutti crudi, carne. Ha fatto un danno su 5.000 euro. Questi quasi professionisti del furto, perché va sulle macellerie, sui ristoranti, porta via tutto. Dei professionisti, delinquenti proprio. È all'ordine del giorno ormai, cioè, non ci meravamo più di niente. Sì, così, tutte le settimane. Furti, prima si partivano le monetine, adesso vanno direttamente al pesce, tra fresco e congelato. Per cui qua è tutti i giorni così. In un anno le denunce alle forze dell'ordine hanno superato il centinaio e non sono nemmeno tutte, dal momento che c'è chi si è rassegnato. Ma la voglia di combattere è ancora tanta. Noi viviamo, abbiamo famiglie da mantenere, non possiamo permetterci il lusso di farci derubare tutti i giorni. Non ce ne possiamo, non proprio, proprio basta, deve essere farla finita. I ladri hanno agito indisturbati per ore senza che nessuno intervenisse. Cosa devo arrabbiarmi? Col sindaco che aveva 60 persone hanno preso 60 persone perché avevamo criminali qua in Mestre, ma non se ne vede uno, due guardie, tre, quattro, dove sono i 60 persone che dovevano fare qua notturna e roba? 60 persone il sindaco, più che dei carabinieri e più la polizia, che lavora 3-4 ore per fare il furto, nessuno ha visto niente. Il controllo che ti guarda fuori e qua dentro non viene qua per il canale, gli entra dietro, poi in alto, è semplice entrare. Per questo i commercianti hanno deciso di organizzarsi da soli. Adesso ci stiamo armando con dei vigilanti, perché non ce ne può più, noi non ci fidiamo più la notte di lasciare la roba qua nel mercato, li pagheremo di tasca nostra. Non chiediamo niente a nessuno, ma perlomeno che siano sicuri, perché qui comunque ci vivono persone con famiglia, no, non ci sono, io ho due bambini a mantenere, sinceramente se vengono tutti i giorni a derubarmi, tanto vale che chiudo e sono a posto così. Però dopo non vado più dal sindaco a chiedere i soldi, sono stufo io qua di chiedere i soldi, chiedere teloni rotti, tapparella rotta, tende rotte, tutti i giorni così, basta. Io sono uno dei tanti, con i miei colleghi, frutta, pesce, carne che vengono derubati, però basta, deve essere finita. Devono essere presi e che sia basta l'ultima volta questa, perché noi siamo stufi, sono sicuro che non sarà così, ma...